Assessore, iniziati questa mattina i lavori qui in Viale Bovio, una delle arterie principali della città di Teramo. Spieghiamo ai cittadini cosa si andrà a fare e per quanto tempo. Allora, iniziamo questa mattina, diciamo, la durata dei lavori dovrebbe essere entro il 12 settembre, da come abbiamo stabilito con la ditta, però poi i tempi molto in mente può darsi che si possono rispettare anche perché dipende dal tempo, però diciamo 3 settimane i lavori devono essere conclusi. Partiamo da qui, arriviamo fino all'agenzia Baltour, dove facciamo uno scavo aperto, c'è sempre tramite l'Enel, e poi da lì da Baltour fino alla San Giorgio con il TOC. E quindi diciamo che cercheremo di deviare il traffico a scendere verso via Cavour, escluso i mezzi pesanti perché lì c'è un divieto, e quindi faremo un senso alternato magari sulla via di Valle Bovio. Questo è un lavoro che sicuramente adesso ci sarà un po' di disagi per i cittadini, cerchiamo di finire questo scavo prima della riapertura delle scuole. E poi ci sarà tutta la sistemazione della via, quella, la parte che farà l'Enel, la fa l'Enel, la parte interviene l'amministrazione per riqualificare tutta la zona. Sono lavori che andranno a potenziare la rete elettrica? Sì, e questo è un lavoro che è essenziale, perché visto che ci sono gli ultimi giorni, sono stati dei sbalzi di tensione, loro avevano questa fretta di iniziare questi lavori appunto per sostituire questo cavo. Certamente è una situazione di disagio che si andrà a creare sommata a quella che insomma purtroppo ancora insiste su Piazza Garibaldi, anche se lei direttamente non è interessato da questa cosa. No, non è che non sono interessato, faccio parte dell'amministrazione, però è chiaro che Piazza Garibaldi è diventata un po' pesante la questione, perché però penso che adesso pure Piazza Garibaldi andremo a terminare i lavori e praticamente dopo sarà tutto una viabilità diversa, perché viene rifatto sia l'asfalto che tutto Viale Bovio, compreso Piazza Garibaldi, e quindi rimettiamo giù una zona, insomma, che è giusto che venga riqualificata.